vittoria, oggi non è arrivata anche su Bologna, l'ha meritata sul campo, peccato per errore dal dischetto, peccato per tante cose, per tanti errori sotto misura, bellissimo il tuo gol che aveva nuovamente dato entusiasmo, poi alla fine Bologna non ce l'ha fatta. No, dispiace molto, no, perché visto anche gli altri risultati, oggi la vittoria ci dava tantissimo, no? Però devo fare complimenti lo stesso a tutti quanti perché abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo creato tanto, si sbaglia, purtroppo in questo momento dovevamo sbagliare meno, però anche io mi sono mangiato un grandissimo gol, quindi dispiace molto, ma ancora non è finito, il secondo posto ancora possiamo prendere. Mancano due partite, quindi insomma è ancora... C'è ancora spazio, anche se non è più, diciamo, così lungo rispetto a come era quello precedente. La matematica non vi condanna e quindi è giusto crederci. Sì, no, giusto crederci. Noi fino alla fine ci crediamo e poi altrimenti rimangono i playoff che ci mangeremo tutti. Senti, ma come mai la differenza nell'ingresso tra il primo e il secondo tempo? No, abbiamo fatto, cioè in che senso? Nel senso di testa, che voglio dire, secondo te probabilmente avete avuto una spinta diversa. No, secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo perché loro alla fine hanno avuto una palla, un'occasione, un gol. La partita abbiamo fatto noi, primo tempo anche, secondo me abbiamo fatto bene da subito. Potevo fare gol io o qualcun altro, ma lì si vede anche la squadra, il carattere che andiamo sotto e... Noi alla fine abbiamo fatto tutta la partita. No? Senti, c'è già un po' di mano di Rossi oppure insomma siete sempre gli stessi? Non lo so, questo non lo so se c'è una mano del mister, sicuramente il gruppo è forte, il gruppo è quello e poi il mister sarà bravo a darci qualcosa in più. Non lo so. In settimana ha lavorato più sulla tecnica, sulla tattica o sulla vostra testa? No, era pochissimo tempo, no, per lavorare, no? Quindi il mister anche ci ha detto che non è che può cambiare chissà che cosa, no? Alla fine mancano tre partite, tocca a noi a tirare fuori qualcosa in più, no? Sono due finali quelle che mancano, sì, per andare in Serie A direttamente. Certo. Voi pensate ancora a questa soluzione, poi il piano B, il piano playoff verrà affrontato dopo quando la matematica non sarà più una cosa certa. Come si affrontano queste due gare? Guardando anche gli altri, ovviamente, augurando, come si dice in Italia, bufando un po', sì, però noi dobbiamo cercare di vincerle. Sì, noi dobbiamo pensare a vincerle, anche perché se poi non fai il secondo posto è sempre importante arrivare al terzo, no? Quindi noi pensiamo a vincere, poi dopo i conti facciamo alla fine. Anche questa partita siete finiti in 10, insomma, sì, nelle ultime partite vi capita spesso. È casuale oppure insomma c'è un po' di tensione? Non lo so, spesso anche magari gli arbitri non pensano alla nostra situazione, che magari facciamo tutta la partita e poi per mezza cosa ci danno il cartellino, quindi secondo me non è solo per colpa nostra, perché noi diamo tutto e spesso anche magari un po' troppo, quindi ci sta che come io a Bari e oggi Ceccarelli ci sono cose, secondo me sono cose non negative perché sono segnali che voleva spaccare qualcosa. Senti, ma cosa si dice l'acqua fresca, un compagno con molte difficoltà durante l'anno, si ritrova, sì, la palla decisiva, dico del campionato, ma della giornata, la sbaglia, cosa gli avete detto, una pacca sulla spalla, una parola? Ma sì, Robby è un giocatore che con molta esperienza e quindi io l'unica cosa che gli ho detto, gli devo dire poco perché tanto... Sono molto più giovane, però secondo me uno che tira il rigore, cioè ci vuole anche il coraggio per tirarlo, poi uno può sbagliare o fare gol, quello non sono episodi, quello sicuramente non ha, cioè poteva cambiare qualcosa, ma potevamo anche fare gol diversamente. Essendoci un rigorista in campo come Mancosu, avete, sì, deciso voi di tirare, cioè loro due se lo sono decisi o è venuto dalla panchina? Non lo so, avranno fatto loro, tra di loro, credo. Grazie.